Siamo qui con Giacomo Cherubini del Virtus Montale, un commento a questo 0-0 col Candeglia che lascia tutto aperto in zona play-out, nonostante sembra la vittoria dell'Acciaiolo e nonostante c'è stata appunto questa occasione per Petrucci e comunque anche una per Goretti, sì appunto, quindi occasioni importanti magari fallite da una parte, però la difesa che ha retto bene, quindi ecco, cosa manca per arrivare a questa vittoria e magari proseguire su questa onda in vista appunto del finale di campionato e di cercare appunto di migliorare la classifica attuale? Allora, intanto la partita poteva, diciamo, finire sia da una parte o dall'altra con un gol, sembrava da un momento all'altro si potesse venire, però insomma 0-0 noi si porta volentieri a casa perché comunque si muove la classifica. Diciamo che a 20 minuti alla fine quella occasione clamorosa per Goretti dal dischetto di rigore con lo specchio della porta aperta, insomma, era fondamentale, diciamo che quello ci manca, riuscire a concretizzare le occasioni, perché non è che ce ne capita tantissime, come mi sembra che sia giusto così, vista anche insomma le difficoltà anche di rosa che abbiamo, perché anche oggi avevamo 4 infortunati fuori, però quello manca, perché per il risultato pieno manca quello. Si porta a casa un punto che comunque muoviamo la classifica, Acciaiolo ha un po' ridotto le distanze, però noi si sta guardando forse con presunzione, ma noi invece ci vogliamo credere per le avanti, perché anche oggi abbiamo dimostrato che nonostante Candeglia la classifica l'ha molto meglio della nostra, però insomma ci siamo stati alla grande in partita, anzi forse ai punti, forse sono di parte, però ai punti qualcosina in più si è fatto. Ora ci aspettano 2 partite che dobbiamo per forza credere al punteggio, cioè dobbiamo fare per forza il risultato pieno perché sono determinanti. Nulla, che guardiamo al futuro con diciamo un bicchiere mezzo pieno, non altro. Perfetto, grazie mille, allora in bocca al lupo. Crepi il lupo.